Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special. Non siate tristi, lo so, è l'ultimo episodio di Vi Consiglio al Fantacalcio in collaborazione con Sequolf, ma ci saranno altri video sul Fantacalcio. Anzi, se li volete, tanti like. Come supporto arriveranno sia video sui ruoli, quindi giocatori analizzati ruolo per ruolo e fascia per fascia. Poi ci saranno analisi sulle squadre, così come ho fatto già per l'Inter. Ovviamente trovate comunque tutta la guida nelle schede, anche gli episodi precedenti di Vi Consiglio al Fantacalcio nel caso li siate persi. E ovviamente ragazzi ci sarà una nuova serie anche sui vostri dubbi, sulle vostre diciamo incertezze. Mi avete massacrato di messaggi sia in direct che sotto nei commenti, quindi prenderò magari qualche commento e qualche messaggio in direct, perché non riuscirò purtroppo, ve lo dico, a rispondere a tutti, però con questa serie, magari con qualche video breve, proverò a togliervi qualche dubbio. Detto questo, partiamo ovviamente con i primi nomi. Vi ricordo che altri 10 nomi saranno appunto sul video di Sequolf. E vi ricordo anche una cosa, che quando metto il prezzo massimo, non sono, diciamo, cioè li metto in percentuale perché così va bene per tutti, perché alcuni hanno il budget da 500 crediti, altri da 1000, altri da 750, altri da 300. Lo metto in percentuale così appunto va bene un po' per tutti i fantallenatori. Ovviamente ragazzi sono mie analisi, mie considerazioni su questi giocatori. Poi il fantacalcio lo vincerete o perderete soprattutto per le vostre scelte. Quindi quando mi ringraziate, Carmi, grazie di avermi fatto vincere il fantacalcio lo scorso anno, fatevi anche un applauso voi, perché le scelte le avete fatte voi. Io al massimo vi ho potuto dare qualche dritta per le formazioni, per l'asta dell'anno scorso, però le scelte alla fine le avete fatte voi. Detto questo, partiamo con il primo nome. Scusate tutta questa premessa lunghissima. Il primo nome è Chiesa della Fiorentina. L'anno scorso mi ha deluso un pochino, mi aspettavo grandi cose da lui. Quest'anno potrebbe riconfermarsi, ovviamente se resta la Fiorentina, perché ha anche delle voci di mercato. E potrebbe ovviamente prendere come sempre dei buoni voti e portare più frequentemente dei bonus. Ha un difetto che molte volte abbassa la testa e non vede compagni liberi, quindi spreca le occasioni per poter fare degli assist buoni. Quindi potrebbe avere l'unico difetto, magari un costo un po' esagerato, perché saranno secondo me molti allenatori che proveranno a prenderlo. Passiamo adesso a un'altra conferma, ovvero Sirigu. È un portiere che a me piace molto. Lo scorso anno mi ha, diciamo, sorpreso, ma non tanto, perché mi aspettavo potesse far bene, anche se il Torino mi ha un po' deluso, perché ha subito più gol del previsto. Quest'anno Sirigu magari continuerà a fare buone prestazioni, ma la difesa, a mio giudizio, con Mazzarri sarà un po' più solida, perché ha un atteggiamento un po' più difensivista Mazzarri rispetto all'inizio anno dell'anno scorso con Mihajlovic. Ovviamente ragazzi, attenzione ai rigori, perché lo scorso anno, se non sbaglio, ha pialato più di un rigore e chissà, potrebbe anche ripetersi quest'anno. Ovviamente considerate che ci potrebbero essere anche qualche malus un po' frequentemente, però magari compensa lui con un buon voto, con delle buone prestazioni, quindi potrebbe essere un buon portiere da seconda scelta. Poi passiamo ai low cost. Abbiamo un nome particolare. Ieri vi ho citato un Makis dell'Udinese, vi ho detto anche appunto che perdeva un po' valore essendo attaccante, vi ho detto anche che potrebbe essere un giocatore interessante da prendere come scommessa. Beh, dopo qualche ora già in gol contro il Leicester. Ora vi parlo di un altro giocatore dell'Udinese, ovvero De Paul, che ieri tra l'altro è stato anche molto bravo, soprattutto negli assist, si è mosso comunque anche bene. E potrebbe, chissà, essere la sua annata. Calcia un po' tutti i calci piazzati, calci d'angolo, anche punizioni da lontano, quindi con assist, o da vicino con qualche gol. E chissà, potrebbe essere anche rigorista. Quindi mi aspetto buone cose da lui, ovviamente anche delle insufficienze. Quindi non pagatelo tanto, perché prenderà anche le sue insufficienze. Però secondo me può essere l'annata giusta per De Paul. Poi passiamo a un altro low cost, Zaic. In molti lo avete citato sotto nei commenti, è un giocatore interessante soprattutto per il posizionamento offensivo, in quanto è un trequartista puro, diciamo, che calcia tra l'altro bene le punizioni, veramente in maniera sensazionale. Però ragazzi, considerate che nell'Empoli, che magari sarà una delle squadre che segnerà di meno, quindi non aspettatevi chissà quanti bonus, aspettatevi comunque un bonus ogni tanto e dovrete essere in caso bravi a beccarlo, quindi è una scommessina da prendere proprio a poco tra gli ultimi slot. Poi passiamo a un giovane, una giovane promessa,
Andersen della Samp è un difensore che già nella scorsa stagione ha fatto qualche presenza, se non sbaglio a fine stagione, e quest'anno dovrebbe essere il titolare, dovrebbe diciamo confermarsi, e potrebbe anche chissà regalare qualche gol. È molto alto, 1,90 se non sbaglio, quindi attenzione. Ovviamente l'unica cosa che un po' non mi convince è i voti, perché non mi aspetto un nuovo Skriniar, non mi aspetto chissà che giocatore, mi aspetto un tipo di giocatore al fantacalcio che possa prendere sia insufficienze sia buoni voti, ma nel complesso può essere utile al fantacalcio, quindi prendetelo al massimo a pochissimo, cioè a pochissimo, ecco. Poi un altro giocatore giovane promessa è sempre della Sampdoria, ovvero Audero, il portiere, molto giovane, 21 anni se non sbaglio, ha fatto bene credo col Venezia ed è adesso in Serie A. Ora ragazzi, attenzione, perché lui potrebbe fare delle buonissime prestazioni, ok, è molto valido come portiere, ma potrebbe comunque fare qualche papera, e se non sbaglio la prima vera esperienza in Serie A e un po' di emozione potrebbe comunque portarlo a commettere degli errori. Tra l'altro ha un po' di concorrenza, perché non è proprio sicuro al 100% che sia lui il titolare. Comunque gli esperti, che non sono io, ma gli esperti quelli veri, dei siti e tutto, lo danno per titolare, quindi c'è da fidarsi. Ovviamente però attenzione al un po' l'inesperienza. Passiamo alle scommesse. La prima di cui vi parlo è Asamoah, un giocatore d'esperienza, se vogliamo, visto il passato appunto alla Juventus, che può portare buoni voti e qualche assist. Non mi aspetto chissà dei gol da lui, magari qualcuno gli esce, però mi aspetto diversi assist. Ovviamente attenzione, perché potrebbe portare anche un costo alto, perché magari sono diversi fantallenatori che ci puntano, soprattutto se ci saranno interisti nella vostra lega, quindi attenzione. È un giocatore valido, prenderà dei buoni voti e sarà utile al fantacalcio, però non fate diciamo follie per prenderlo. Poi un'altra scommessa, e questa è la scommessa delle scommesse, ovvero Donnarumma, ragazzi. Donnarumma, il portiere del Milan, perché a mio giudizio potrebbe avere un costo leggermente inferiore anche dello scorso anno, soprattutto dove c'erano, passiamo alle cose fantaformali eccetera, ecco, e in più potrebbe anche parare qualche rigore, quindi queste potrebbero essere secondo me le due cose che possono farvi scegliere Donnarumma. Ovviamente un'altra cosa può essere anche l'atteggiamento un po' difensivo del Milan di Gattuso, che non so ora il calciomercato come finirà, non so se Bonucci andrà via, nel momento in cui sto registrando ancora non si sa, quindi non so la difesa del Milan come sarà composta. Quello che è certo è che Gattuso comunque punterà molto prima ad avere una difesa solida e poi ad provare a segnare agli avversari, quindi potreste anche scegliere Donnarumma, però aspettatevi comunque dei malus frequenti, magari non 2-3 gol subiti a partita, ma un golletto abbastanza spesso sì, quindi prendetelo a un costo contenuto. Passiamo ai giocatori da evitare, attenzione, comunque da prendere a pochissimo. Il primo è Theroux della Fiorentina, uno dei miei pupilli negli scorsi anni. Lo scorso anno mi ha dato una delusione mostruosa dopo l'infortunio, anche a causa forse dell'allenatore. Fatto sta che era partito bene e poi è crollato. Avevo fatto un buon acquisto lo scorso anno e poi ho rosicato tanto quando non è più tornato titolare. Proprio per questo non mi aspetto buone cose da lui quest'anno, sempre a causa della concorrenza. Addirittura si parla della Fiorentina che stia cercando altri attaccanti. Ovviamente se dovesse andare in un'altra squadra potrebbe ricambiare la sua valutazione, ma al momento di buono credo abbia solo il senso del gol, cioè nel senso è uno che il gol lo sa fare, il problema è che il campo potrebbe vederlo davvero poco. L'altro giocatore invece da evitare o comunque da prendere a poco è De Frel. Ragazzi, sto giocatore non mi convince proprio, è andato alla Sampdoria, ha tanta voglia di rivalsa, quindi voglia di far bene, ma ragazzi per me è scarso, cioè nel senso l'anno scorso ha fatto veramente schifo e non mi fido di lui, io personalmente non mi fido di lui, quindi se lo dovete prendere perché volete prendere magari un Konarski e volete fare la coppia, magari una leva numerosa, ci può anche stare, però ovviamente al minimo. Però ragazzi, non aspettatevi il colpo dell'anno da De Frel, poi se vi riesce, tanto di cappello, però
io sinceramente questo rischio probabilmente non lo correrò, quindi attenzione anche alla concorrenza, potrebbe anche prendere insufficienze quando verrà messo in campo. Non mi fido, io sinceramente non mi fido, però sono curioso di sapere la vostra opinione sia su questi giocatori che sugli altri degli altri episodi. Ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e lasciate ovviamente il like, attivate la campanella per non perdere i prossimi video sul Fantacalcio, ce ne sono tantissimi, alcuni anche in collaborazione con altri youtubers. Ci vediamo con un prossimo episodio, seguitemi anche sui social, alla prossima, ciao!